Mi trovo a Taranto, lungomare, passeggiata Leo Grande. Guardate un po' cosa è successo pochi minuti fa. Un grosso ramo enorme si è spezzato. Guardate che albero grosso, poderoso. Questi rami, uso il plurale, guardate, si sono spezzati. Guardate il peso che hanno. Vi sto facendo vedere. Immaginate un po' se si fosse trovata una persona a passare, cosa sarebbe successo? Una tragedia, qualcosa di enorme, di gravissimo. Non è un caso fortuito, fino a un certo punto il vento, qui manca la manutenzione. Questi grossi rami dovevano essere potati, dovevano essere manutenuti. Non esiste a Taranto la manutenzione del verde, non esiste. Cara amministrazione comunale, sei tu responsabile di questo. Caro sindaco Melucci, caro assessore all'ambiente Viggiano, siete voi responsabili di questa situazione, perché non esiste la manutenzione del verde. E non è il primo albero che cade, alcuni si erano sradicati. Qui questi rami sporgenti, grossi, pericolosi, andavano potati, andavano tagliati. Immaginate, ripeto, se si fosse venuta a trovare una persona qui, una tragedia. Cosa dici ora, sindaco Melucci? Cosa dici tu, assessore all'ambiente Francesca Viggiano? Devi rispondere, voglio risposte, i cittadini, per le vostre incapacità, per la vostra incompetenza, per la vostra leggerezza, non devono rischiare la vita, non la devono rischiare, perché c'è un'amministrazione che risponde, c'è un sindaco, c'è un assessore, ci sono gli uffici tecnici dell'assessorato che fanno riferimento all'assessore. È normale questo? Va tutto bene, Francesca Viggiano? Va tutto bene? Va tutto bene, sindaco Melucci? Cioè è normale che una persona per un po' di vento cammini e si ritrovi, rischia di ritrovarsi nell'altro mondo? Un lungomare fantastico, guardate un ramo, guardate un grosso ramo addirittura con il vento, è stato sbalzato da qui, vedete, da qui, sin qui. È normale? C'è solo da vergognarsi. Voi non amministrate Taranto, non la sapete amministrare, non l'amministrate affatto. Non si può rischiare la vita per i vostri errori, per le vostre colpe, gravi negligenze. Non è un caso fortuito, non è un fulmine che è caduto. Si sapeva che questi alberi dovevano ricevere una manutenzione e non l'hanno ricevuta. Solo per miracolo, per grazia di Dio, non c'è stata una tragedia. E chi avrebbe risposto? Lo Spirito Santo, sindaco, assessore Viggiano. Guardate, il peso, ve lo faccio rivedere. Questo pesa una saetta, guardate qui, pazzesco, ma non solo questo, tutto. E vi vantate del lungomare. Avete avuto il coraggio di fare quella stronzata del 6GP, quello scialacquare danaro pubblico, proprio qui davanti. Una persona, un turista, un cittadino, un anziano, un giovane, un ragazzo, una ragazza, si fa una passeggiata e anziché prendere un po' d'aria, anziché godersi il panorama, deve rischiare la vita, deve rischiare di morire per le vostre incapacità. Dovete sparire politicamente da Taranto, ve ne dovete andare, l'ho già detto, meno state e meno danni fate, siete la disgrazia politico-amministrativa di Taranto, una rovina, ecco, questa è la vostra dimensione, questi sono i vostri risultati, il meglio deve ancora avvenire, stiamo seminando la rinascita, stiamo seminando le disgrazie, stiamo seminando quasi la morte delle persone. Cazzo, levatevi per una volta tanto da Taranto, andate via! Sono stanco!